Mi meraviglio di come il Milan possa avere certi tifosi. Il Milan oggi ha pareggiato 1-1 contro l'Udinese e sento dire dai tifosi che siamo stati imbarazzanti, che così non possiamo vincere lo scudetto, che abbiamo fatto una brutta partita, che non facciamo mai gol, che non facciamo mai tiri in porta, eccetera, 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 eccetera. Poi il resto non ve lo dico. Ma ragazzi, sapete che oggi gli unici due attaccanti che avevamo, anzi, l'unico centravanti che avevamo era Ibrahimovic. Lo sapete, vero? E sapete anche che Ibrahimovic, che il signor Ibrahimovic ha 40 anni, sì. Sapete che Ibrahimovic ha giocato sempre lui ed è, se non sbaglio, la terza partita consecutiva che gioca, sì. È normale quindi che sia stanco, no? Cioè, è normale che un giocatore di 40 anni, che per carità, anche se è Ibrahimovic, alla terza partita consecutiva accusi un po' di stanchezza. No, perché alcuni sembrano veramente non avere presente questo aspetto, e per quanto riguarda che noi con questa squadra non vinceremo mai lo scudetto, vi faccio presente, cari amici miei, che la squadra non è questa di stasera. C'è gente infortunata, c'è gente fuori, c'è gente che è vero, si infortuna spesso, ma secondo me non è neanche più di quel tanto colpa dei preparatori atletici, perché sono scontri, quasi tutti sono scontri, sono infortuni che sono dopo dei falli di gioco. Posso essere d'accordo con voi sul fatto che Pioli abbia sbagliato a schierare Bakayoko, che anche lì non ho visto che ha fatto tutta questa partita imbarazzante, ma quelli che giocano sempre, i titolari, devono anche riposare un pochino. Sapete anche questo, sì. O pensate che i giocatori di calcio, anche se professionisti, anche se di lavoro fanno questo, siano dei robot che non si stancano mai e che possono sempre andare a 1000 all'ora? E no, ragazzi, non è così. Detto questo, oggi il Milan ha fatto sì una partita brutta, sì, ha fatto un solo tiro in porta, che è stato il gol di Ibrahimovic alla fine, il tanto criticato Ibrahimovic, che però lui ci ha salvato sempre il culo, perché
se non era per lui questa partita noi la perdevamo. Abbiamo giocato male, senza dubbio, ma bisogna tenere presente le condizioni in cui siamo arrivati in questa partita, che sono delle condizioni, parliamoci chiaro, delle condizioni pessime, sia dal punto di vista mentale, sia dal punto di vista fisico, perché veniamo da un'eliminazione in Champions, secondo me non meritata nemmeno quella, perché se non fosse stato per dei torti arbitrali che abbiamo subito, saremmo arrivati almeno in Europa League, almeno. E una condizione fisica pessima perché ci sono gli infortuni, tantissimi infortunati, no, non avevamo cambi in attacco, c'è stato un momento in cui quel pover uomo di Pioli ha dovuto mettere in campo Daniel Maldini perché non ne aveva più di cambi. Solo lui aveva, e quelli che poteva far entrare li ha fatti entrare. Ha fatto entrare anche Castillejo, che è un giocatore fuori dal progetto, lo si sa ormai, che può partire anche a gennaio, però Pioli l'ha fatto entrare. E Castillejo, secondo me, si dimostra di essere un professionista serio. E niente, ragazzi, detto questo, non mi sento di andare avanti oltre, se non continuare a tifare Milan e continuare a credere nello scudetto, perché noi questo scudetto lo possiamo vincere. Lo possiamo vincere, ce la suderemo fino alla fine, ma lo possiamo vincere. L'Inter è più debole dello scorso anno, questo è poco ma sicuro. Il Napoli non la vedo come una, non, la vedo e non l'ho mai visto come una concorrente credibile. Beh, la Juventus con oggi, già da prima, ma con oggi, si sancisce la fine di ogni pretesa della Juventus per lo scudetto e anche per la Champions League, secondo me. E niente, detto questo, ragazzi, vi saluto. E ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!